Lezioni ucraine, il titolo del nuovo volume di Limes. Benvenuti a Mappamondi e benvenuto a Lucio Caracciolo, direttore di Limes e della scuola di Limes. Ciao Lucio. Eccoci, un saluto a tutti. Allora, io mostrerei subito la copertina nuova del volume, ecco, Lezioni ucraine e come potete vedere, ricordo la copertina è sempre disegnata da Laura Canali, così come le carte di Limes. Allora, Lucio, cominciamo. Perché lezioni ucraine? In particolare mi ha colpito questo uno dei sottotitoli, Miraggi di tregua e guerra incontrollata. Perché? Perché stiamo entrando, temo durerà parecchio, in una fase molto calda della guerra, quella della cosiddetta controffensiva ucraina che di fatto è già in corso, di cui non abbiamo un'idea molto precisa, ne parliamo naturalmente, e questo ci ricorda che tutto quello che noi immaginiamo essere normale, cioè che dopo una fase di guerra alla fine ci deve essere un cessate il fuoco, non è affatto detto che avvenga. Insomma, la guerra comincia e finisce quando ucraini e russi cominciano o finiscono a dispararsi. Non lo decide Washington, non lo decide Pechino, non lo decidiamo certamente noi europei. Allora, mostro, approfitto anche, questo è il sommario della rivista, quindi è un volume che entra dentro, direi, l'Ucraina, dalle voci di dentro, direi, del paese. Abbiamo articoli ovviamente di ucraini, io sottolineo il pezzo di Fulvio Scaglione, ma insomma c'è Auretta Moscatelli, c'è la visione ovviamente anche russa, insomma eccolo, possiamo scorrere un po' e vedete, ecco, gli articoli che trovate. Io partirei, Lucio, dal tuo editoriale come al solito e inizi citando Henry Kissinger, che ormai insomma centenario, ha compiuto 100 anni, beato lui, e rilasciato un'ampia intervista dove insomma parla sostanzialmente dei destini del mondo e lui fa un quadro, non direi proprio ottimista, insomma semplificando, per Kissinger c'è un piano inclinato che porterebbe entro 5-10 anni a una terza guerra mondiale tra Stati Uniti e Cina, no? Perché ricordiamo, abbiamo sempre detto, il fronte principale è quello. Tu allora che ne pensi di quello che dice Kissinger, che tra l'altro fa come al solito alle sue affermazioni, alle sue analisi di un respiro storico e fa anche un parallelo con la situazione prima della prima guerra mondiale? Quindi, insomma, sei d'accordo? Siamo alla Esattamente. vigilia di una possibile terza guerra mondiale? Beh, intanto credo che sia doveroso, indipendentemente dal nostro giudizio sulla persona, rendere omaggio a un signore di 100 anni che ha ancora la forza e la lucidità di dire la sua, e come lo dice, in una intervista di 8 ore all'Economist. Quindi, insomma, è un traguardo che temo non raggiungeremo facilmente. Ciò detto, la tesi di Kissinger è questa. Oggi si è creato un meccanismo che non riusciamo più a controllare e che se non viene fermato, ma veramente presto, porterà nel giro di qualche anno, lui dice nello spazio di 5-10 anni, a una guerra mondiale che scoppierà per lo scontro fra Cina e Stati Uniti, lo scontro strategico decisivo, di cui la guerra in Ucraina sarebbe un tragico antipasto. Per fermare questo scivolamento verso la guerra, quello che magari riprendendo il titolo del celebre libro di Christopher Clarke sulla Prima Guerra Mondiale può apparire una prestazione da sonnambuli che senza nemmeno volerlo, senza nemmeno accorgersene, scivolano nella guerra, occorre che gli adulti, e in questo caso direi soprattutto gli americani, i cinesi, i russi e noi europei, si rendano conto del pericolo e fermino questa valanga prima che diventi incontrollabile. Questa, diciamo, come al solito nell'analisi geopolitica, cambiamo scala. Allora, rimaniamo un attimo sulla scala più generale, quindi del rapporto Stati Uniti, Russia e Cina. Tu ricordi come quella in Ucraina sia sostanzialmente una guerra per procura, no? Tra Russia e Stati Uniti. Ma quello che si avvantaggia di questa guerra sembra essere in primo luogo la Cina. Sì, allora sì, c'è una guerra per procura, ma c'è anche innanzitutto e soprattutto la guerra fra russi e ucraini. Cioè, non dobbiamo mai dimenticare che questa guerra è stata iniziata dalla Russia, che l'Ucraina si sta difendendo e che quindi questa guerra finirà quando o gli ucraini smetteranno di difendersi o i russi di attaccare o possibilmente con un accordo di tregua, di cessate il fuoco fra russi e ucraini.
In altre parole, non è né Pechino né Washington, come insisto, a determinare l'esito di questa guerra. Ciò detto, credo che dobbiamo considerare alcuni fattori che noi abbiamo approfondito specificamente in questo numero e che riguardano la situazione dell'Ucraina. Due numeri. Il primo riguarda gli ucraini. Quanti sono gli ucraini? Quando l'Ucraina è diventata indipendente nel 1991, una generazione fa, gli ucraini in Ucraina, su un territorio più o meno doppio dell'Italia, ce n'erano 51,3 milioni. Oggi si stima, sono stime abbastanza credibili, che su quello stesso territorio, quindi compresi i territori occupati dai russi e abitati in gran parte da filorussi, vi siano forse 30 milioni di ucraini. Quindi l'Ucraina ha subito già prima della guerra un calo demografico notevolissimo, poi la tragedia della guerra, quindi gli sfollati interni e coloro che si sono rifugiati all'estero e che non è detto purtroppo che possano presto tornare a casa, hanno ridotto il capitale umano ucraino a dimensioni più o meno dimezzate rispetto all'indipendenza del 1991. Questa è la prima cifra. E la seconda, 411 miliardi che BlackRock calcola siano necessari, erano anzi necessari in febbraio quando ha fatto i conti, per ricostruire l'Ucraina. Questo già dà l'idea del compito immane che spetta a noi, europei e italiani, prima ancora che agli americani o ad altre potenze straniere. Quindi prepariamoci a convivere con la ricostruzione dell'Ucraina, sperando che la guerra finisca il prima possibile e finisca in modo decente per decenni. Cioè noi avremo a che fare con l'Ucraina per il resto delle nostre vite, forse anche di quello dei nostri figli. Allora, intanto mostro appunto la carta sul fronte, la linea di contatto in Ucraina e vi ricordo appunto, vedete, la fascia verde, adesso vedremo come andrà questa controffensiva che sembra sia in atto, ma anche la distruzione della diga con l'inondazione più o meno nella zona che vedete in verde sulla carta. Vi ricordo anche la puntata che abbiamo fatto con Mirko Mussetti e quella, diciamo, direi preveggente carta di Laura Canali dell'anno scorso, presentata alla Mostra di Genova durante il Festival di Limes, dove appunto si ipotizzava il possibile crollo della diga e si ne mostravano le terribili conseguenze che stiamo vedendo oggi. Allora, restiamo sull'Ucraina. Se tu prendi, scusa Alfonso, approfitto delle tue nuove tecnologie, se tu prendi quella freccia gialla dentro Zaporizhia che preme sulla freccia rossa russa, hai più o meno l'idea dei combattimenti che si sono aperti a partire proprio dagli ultimi giorni e che sono quelli probabilmente decisivi. Perché proprio qui, in parole povere, quello che c'è più a occidente è territorio o molto fortificato o comunque che non si può usare per combattere perché c'è il Dniepr, c'è l'estuario e soprattutto c'è l'allagamento, il crollo della diga. E più invece a oriente, cioè entriamo nel Donbass, c'è un territorio che probabilmente, toglierei anche il probabilmente, agli ucraini interessa relativamente, cioè appunto Donetsk e Luhansk, le famose repubblichine che hanno dal 2014 dato vita a questa guerra. E che non interessano, dicevo oggi, particolarmente gli ucraini, perché se anche le riprendessero dovrebbero gestire una popolazione in gran parte filorussa e un territorio in gran parte devastato. Quindi l'obiettivo, secondo me, strategico vero degli ucraini è la Crimea, resta la Crimea. E quindi il fronte, diciamo, attuale più caldo è proprio questo qua di Zaporizhzhia che indico col pallino blu, vedete, e pare che insomma stiano avanzando di qualche L'idea di chilometro, tagliare i arrivederci. collegamenti tra la Crimea e la Russia propriamente detta. Eh sì, è questo. Allora, sempre per rimanere sull'Ucraina, tu sottolinei nell'editoriale, come dire, un aspetto irrazionale, almeno dal punto di vista dell'analisi di questa guerra, e cioè in particolare delle posizioni ucraine, no? Che sono. Allora, tanto c'è stata la fuoriuscita di documenti, leaks, in cui addirittura adesso non so se quanto fosse orchestrato o meno, ma insomma viene presentato un Zelensky assolutamente irrazionale, no? Che interrompe il gasdotto, l'olodotto per non far arrivare le risorse all'Ungheria in questa fase, diciamo,
un suo avversario, ma nello stesso tempo ne priva Odessa dello stesso flusso. Insomma, ci sono degli aspetti di irrazionalità che però sono collegati probabilmente alla sopravvivenza politica di Zelensky e che fa sì che, come dire, anche le pressioni degli americani siano relative. C'è un altro dato che cito, Lucio, a proposito di questa irrazionalità, anzi vorrei mostrare anche altre carte che ci sono in questo volume di Limes, in particolare questa che vedete in basso è una carta che era insomma dietro il capo del controspionaggio, dello spionaggio non mi ricordo ucraino, dove vedete quella indicata con la K sarebbe nella migliore dei sogni possibili ucraini, la divisione della Russia e quella parte andrebbe la Cina, cioè il maggiore avversario degli Stati Uniti, cioè il massimo quello dal punto di vista dell'analisi di razionalità. Allora, come ti spieghi queste posizioni? Allora, innanzitutto ricordiamo che questi cosiddetti leaks, queste rivelazioni, questi documenti messi in pubblico segreti, ne abbiamo visti e ne vedremo ancora molti, non vengono dal Cremlino ma vengono dal Pentagono. Cioè, coloro che li mettono volutamente in circolazione vogliono mettere in cattiva luce Zelensky e sono gli americani, non sono i russi. Perché? Perché gli americani vogliono, almeno quelli che li mettono oggi in circolazione, vogliono premere sull'opinione pubblica mondiale, ma soprattutto sugli ucraini, dicendo: ragazzi, state andando al di là dei vostri mezzi, rischiate di prolungare questa guerra a tempo indefinito. Noi americani invece abbiamo interesse, non lo dicono esplicitamente, ma alcuni invece sì, abbiamo interesse a finire la guerra al massimo entro l'anno, perché l'anno prossimo ci sono le elezioni e sostenere, come abbiamo fatto finora, la causa ucraina con tutti i mezzi possibili e anche un po' di più, non è più possibile, semplicemente perché l'opinione pubblica americana non ci starebbe e i repubblicani naturalmente su questo potrebbero giocare più di una carta. Quindi questa è la premessa. Poi la questione della carta, ne abbiamo già parlato e in questo numero abbiamo addirittura aumentato il volume delle carte sulla frammentazione possibile della Federazione Russa, perché veramente ce n'è per tutti i gusti. La carta in particolare che tu mostravi prima, che poi non è altro che una specificazione di questa più netta che abbiamo messo sopra, appartiene allo studio del generale Kirill Budanov, che è il capo del controspionaggio ucraino, quindi siamo a Kiev, e quella carta, anche nelle conversazioni che ha con i giornalisti, con i suoi visitatori, viene presentata come qualcosa di possibile, di ragionevole, anzi di auspicabile. Il problema è che questo sarà pure auspicabile dal punto di vista ucraino, ma non è auspicabile dal punto di vista americano, perché l'America non vuole che questa guerra finisca con la frammentazione della Russia, perché da sempre l'America teme proprio questo, cioè che il nemico battuto, frammentandosi, crei su quel territorio una serie di conflitti incontrollabili con spartizione anche delle 6.000 testate atomiche e quindi veramente lì il rischio di una guerra mondiale e soprattutto di una guerra al grado atomico sarebbe assolutamente concreto. Ecco, questo è l'aspetto che negli ultimi mesi sta prevalendo, come diciamo anche in questo numero di Limes, leggendo quello che scrivono autorevoli autori americani e quello che filtra dall'amministrazione, questa discrasia tra l'America che continua ad appoggiare sempre più in modo decisivo, perché ormai gli ucraini di loro non hanno quasi più nulla, l'Ucraina, ma però vuole condizionare. Il mio personale avviso è che alla fine delle fini, per quanto vogliano condizionare gli ucraini, gli americani difficilmente riusciranno a imporre la loro volontà, perché una cosa è parlare da Washington, un'altra cosa è combattere sul terreno. E quindi questo insomma è uno dei fattori no, determinanti, ma secondo te l'idea che un po' serpeggia, cioè che questa controffensiva serva a mettere un punto e a portare a un cessate il fuoco, cioè che sostanzialmente è l'ultima offensiva che possa fare l'Ucraina, quindi se ha successo convincere poi entrambe le parti al cessate il fuoco, secondo te questo è uno scenario plausibile? È quello che dicono pubblicamente gli americani, vi abbiamo armato, avete tutto quello che vi serve, mostrate quello che valete. È un po' facile dirlo, considerando anche che i rapporti di forza in termini strettamente numerici che dovrebbero essere, ci dicono i manuali, di 3 a 1 a favore di chi attacca rispetto a chi si difende, in realtà sul terreno sono più o meno invertiti. Certo, gli armamenti nuovi che americani, occidentali, anche noi italiani abbiamo fornito all'Ucraina sono
sicuramente di qualità, ma una cosa è, fra l'altro, manovrare con armi molto eterogenee e che non hai mai usato prima o su cui ti sei addestrato qualche mese, altra cosa è disporre di armi magari non altrettanto brillanti e soprattutto magari di un morale non brillante, come nel caso russo. Quindi la partita è aperta, ma sarà, temo, molto sanguinosa, e non sarà lo sbarco in Normandia, intendiamo, cioè la controffensiva, già abbiamo visto in questi primi giorni, si svolge, direi più, per usare una metafora, secondo il classico meccanismo delle 100 punture di spillo, che poi in alcuni casi possono diventare puntute e velenose, anche più compatte, che attraverso manovre di grandissime masse, di centinaia di migliaia di soldati, semplicemente perché non ci sono. Allora, intanto voglio mostrare, prima, quelle di prima sono ovviamente delle carte ipotesi di scenario, soprattutto dal punto di vista ucraino. Questa invece è la carta reale dei vari soggetti russi, delle divisioni interne russe. E qui sta succedendo, Lucio, qualcosa però già di concreto al di là delle ipotesi di prima. E cioè tu citi nell'editoriale Vladivostok, no? Che è ben presente poi nell'immaginario e nella memoria cinese. Sì. Vladivostok, come sappiamo, è il principale porto russo sul Pacifico, siamo in Estremo Oriente. Ricordo che qualche anno fa uno stratega russo, che qualche volta ha anche scritto per noi, Sergei Karaganov, addirittura era arrivato a ipotizzare lo spostamento della capitale russa da Mosca a Vladivostok a significare il nuovo orientamento verso l'Oriente della Federazione Russa. Beh, insomma, se i russi spostassero la capitale a Vladivostok, troverebbero lì una popolazione in buona parte cinese e il controllo del porto in mano cinese, perché questo sta avvenendo e è avvenuto la settimana scorsa, cioè i cinesi hanno di fatto preso il controllo di questo scalo. Perché è importante? Beh, intanto è in una posizione strategica quasi al confine con la Corea e soprattutto è il porto inevitabile per quella che i russi considerano la rotta della speranza, del futuro, cioè la rotta artica, perché se davvero la fusione dei ghiacci dovesse produrre nel giro di 10, 20, 30 anni, non sappiamo, la possibilità di rendere navigabile quasi tutto l'anno e navigabile a navi importanti questo tragitto che dalla Cina, dal Giappone porterebbe via Russia, o quello che sarà poi della Russia non lo sappiamo, verso l'Europa del Nord e verso l'America, sarebbe un percorso formidabile sotto ogni profilo, dal tempo ai costi. E questo sarebbe, tra parentesi, anche la fine del Mediterraneo. Allora, tu parli anche di una guerra per la storia o della storia. E allora io intanto mostro subito, questa è la carta della Rus di Kiev, che viene citata da entrambe le parti come, diciamo, la prima Russia o la prima Ucraina a seconda dei punti di vista. Ma in particolare volevo sottolineare invece questa bella carta delle regioni storiche dell'Ucraina, perché ha una composizione molto particolare. In particolare le regioni a ovest che sono state aggiunte dopo la seconda guerra mondiale, a sud tutta la questione della Crimea e poi a oriente invece il Donbass che fu aggiunto da Lenin. Insomma, l'Unione Sovietica qui ha veramente, diciamo, lavorato molto di spostamenti di confine. Ecco, però tu perché dici che è una guerra per la storia e quanto è importante la storia in questa guerra? Sempre di più le narrazioni storiche, specialmente in guerra, diventano importanti per comunicare, per mobilitare la popolazione, per mobilitare i soldati, per giustificare, se vogliamo, anche a se stessi quello che accade. In sostanza, gli ucraini, dopo il 1991, dopo l'indipendenza, hanno elaborato una storiografia di tipo pedagogico nazionalista, e quindi per loro la Rus di Kiev non è, come in qualche modo veniva accettato non solo dai russi ma da molti altri prima, una sorta di prodromo dello spazio russo, della Russia, di Mosca, poi dell'Unione Sovietica, ma al contrario, è veramente l'antecedente, l'antenato della Kiev attuale, cioè della Kiev capitale dell'Ucraina. Ricordo un solo dato interessante. Quando nel 2003 il presidente di allora dell'Ucraina, che si chiamava Leonid Kuchma, produsse un libro di storia per spiegare cosa fosse l'Ucraina, il titolo era Ucraina, non Russia.
Ecco, questa definizione di sé in base alla contraddizione dell'altro, in questo caso oggi più che l'altro il nemico, è assolutamente fondamentale e rende l'idea di quanto la storia sia interpretabile. Non parliamo poi della propaganda russa, dall'altra parte, che fa un'operazione speculare. Allora, ci avviamo insomma alla fase conclusiva della trasmissione e come spesso facciamo, parliamo d'Italia perché ha sempre un ruolo importante nella rivista italiana di geopolitica. E allora, intanto torno un attimo alle carte perché vi voglio far vedere, questa è l'avanzata, l'espansione verso est della NATO, ma soprattutto queste sono le faglie europee nella guerra d'Ucraina, perché come abbiamo detto più volte in queste trasmissioni, oltre diciamo alla difficoltà e alla crisi della Russia che ha mostrato ovviamente comunque vada a finire questa guerra, comunque la Russia che da un anno non riesce a sconfiggere l'Ucraina, insomma, ha mostrato dei limiti, ma soprattutto la crisi della Germania. Quindi c'è un problema in Europa, crisi della Germania, che ha per noi grande importanza. Allora, come si inserisce l'Italia in questo quadro? Solo un piccolo commento rispetto a quanto hai appena detto. La Russia sì ha mostrato dei limiti, ma ha mostrato dei limiti tali per cui comunque finisca questa guerra, la Russia sarà una potenza declassata. Cioè, prima era considerata quantomeno una grande potenza militare, adesso anche se dovesse arrivare a Kiev e non ci arriverà, beh insomma la prestazione l'abbiamo vista, quindi questa è una premessa importante. La posizione poi dell'Italia... Finlandia e Svezia nella NATO, la Turchia, la Cina che conquista posizioni, ecco. Quindi insomma ecco. Purtroppo per i russi il bilancio è nettamente negativo. Per quanto riguarda noi abbiamo preso una linea con Draghi e la stiamo mantenendo con Meloni, cioè stiamo con l'America. Il problema è capire che cosa vuole fare l'America, per cui questa linea un po' tenderà anche in futuro a aggiustarsi un po' opportunisticamente. Questo perché? Beh, intanto perché siamo estremamente coscienti, almeno a livello di classe dirigente, che non siamo un paese neutrale, ma siamo un paese che fa parte della NATO, cioè dell'Impero Europeo dell'America. Secondo, perché vogliamo restare a essere tali. Terzo, perché a differenza della Germania, della Francia, o sull'altro fronte della Polonia, non parliamo della Turchia, non abbiamo da tempo velleità di una politica indipendente. Che cosa vuol dire all'atto pratico? Vuol dire rifornire di armi l'Ucraina, alcune delle quali importanti, molte veramente non troppo, tant'è vero che il Ministero della Difesa ucraino qualche tempo fa ha mandato in onda un video in cui ci prendevano allegramente in giro, ma a parte questo, a parte le armi che non sono decisive, mantenere il contatto con l'America, con una posizione che però al fondo non è troppo diversa da quella francese, tedesca, spagnola, insomma della classica Europa occidentale o se volete dell'Europa latino-germanica. Il che vuol dire che nel momento in cui si dovesse inclinare, magari soprattutto per le pressioni americane da parte di Washington, a una sorta di compromesso, non saremo certo noi a metterci di traverso, mentre sarebbero probabilmente i polacchi a mettersi di traverso. Ma una parola sulla crisi tedesca, secondo te quanto è profonda? È molto profonda, lo vedremo sicuramente meglio nei prossimi mesi e anni. È una crisi che dimostra lo spaesamento della Germania. La Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale intanto è stata divisa in due e questa divisione è ancora molto forte perché la parte orientale, cioè l'ex DDR, l'ex Germania comunista, resta ancora molto, tra virgolette, affezionata alla Russia, mentre la parte occidentale non solo è occidentale, ma ha anche assorbito uno spirito profondamente pacifista, una paura della guerra, una indisponibilità a combattere. Fra il neonazionalismo dell'ex DDR e il neopacifismo della Germania occidentale, della Renania, della Baviera, delle città anseatiche, c'è un abisso, però si chiama sempre Bundesrepublik Deutschland. E quando tu hai uno Stato così importante in mezzo all'Europa con due anime così diverse, è un problema per sé e per gli altri. In ogni caso, oggi la Germania non è più quel paese che appariva quasi incontestabilmente leader europeo che era fino al 23 febbraio 2022. Allora, io vi ricordo Lezioni Ucraine in edicola, libreria e online per gli abbonati a partire da martedì 13 giugno, quindi martedì
l'uscita in edicola e libreria. Vi ricordo, se volete sostenere il canale, di iscrivervi al canale stesso. Anzi, approfittiamo per ringraziare, abbiamo superato la quota di 200.000 iscritti, Lucio, al canale, quindi dobbiamo trovare anche un Viva! modo appunto per festeggiare nelle prossime settimane con i nostri affezionati lettori. Detto questo, io ti ringrazio e alla prossima. Grazie e viva il canale!